Oggi faremo le reginelle, i tipici biscotti con i semi di sesamo che tradizionalmente vengono venduti nei panifici. Questa ovviamente è la versione vegan, che voi potete rendere vegetariana usando al posto del latte vegetale il latte animale. È una versione ovviamente più sana, senza uova e senza frutto. Allora, procediamo con gli ingredienti. Con questa dose vengono circa 42-43 biscotti di medie piccole dimensioni. Allora, servono 460 g di farina integrale. Va bene qualsiasi tipo di farina integrale, in questo caso sto usando quella della Conad. 140 g di farina di riso, lo stesso discorso per la farina di riso, questa è Conad. Mi raccomando, non mettere tutta farina integrale, la farina di riso è fondamentale perché serve a dare fragranza al biscotto, ci sta benissimo. 150 g di zucchero di canna, questo è zucchero di canna integrale mascovado che compro a Natura Sì, è buonissimo, ve lo consiglio perché ha il sapore proprio del miele e fa bene. Potete mettere anche lo zucchero di canna, quello convenzionale che vendono nei supermercati, o anche lo zucchero bianco. Io non sono per lo zucchero bianco, però se non l'avete lo potete usare. 100 g di olio di girasole, non olio di semi, ma olio di girasole. Consiglio l'olio di girasole perché è un olio che si presta benissimo per i dolci, perché è molto delicato e leggero, non appesantisce la ricetta, la cosa che andate a fare. Consiglio l'olio d'oliva che fa benissimo per altre cose, però per i dolci dà un sapore troppo consistente. Ma anche in questo caso, se non avete l'olio di girasole, mettete quello d'oliva. 20 g di lievito per dolci, mi raccomando per dolci e non per salati, Bertolini, di qualsiasi altra marca, l'importante è che sia per dolci a lievitazione istantanea, 20 g, e la scorza di circa un limone, mezzo limone, un limone, per dargli l'essenza, poi dipende dai gusti. 160 g di latte vegetale, nel mio caso ho messo soia e riso, potete mettere kamut, grano saraceno, nocciola, quello che avete, se siete vegetariani anche il latte animale, di origine animale. Questa è la prima volta che io la metto, la scorsa volta non l'ho messa, è un'idea mia, spero ci stia buona. Se non l'avete potete pure, ma anche nel caso del limone, se non l'avete potete ometterlo, se l'avete è meglio. Se l'avete, provate, è l'essenza di vaniglia, questa è della Bertolini, una boccettina di essenza di vaniglia. Quindi mettiamo prima tutti gli ingredienti liquidi, il latte, l'olio, dopo di ciò gli ingredienti secchi, lievi, lo zucchero, la scorza di limone, questo è il mio cane che abbaia, non ci fate caso, e la vaniglia. Ok, impastare. Se avete l'impastatrice potete impastare con l'impastatrice, se non l'avete le mani sono più che sufficienti. Allora, nel caso delle frolle, quando andrete a impastare, soprattutto se è la prima volta, avrete l'impressione che non verrà mai un composto decente, ma vi posso assicurare che ci vuole tanta pazienza e impastare benissimo. Con calma, ci vorranno parecchi minuti e riuscirete ad avere un composto omogeneo da poter estendere successivamente. Allora, questo è il risultato finale, vedete, deve avere una palla che deve rompersi il meno facilmente. Allora, quello che consiglio, come vedete, io ho tolto la ciotola, di usare uno spianatoio, un tagliere in legno, qualcosa di stabile e rigido, in modo che avete più spazio possibile per poter lavorare la pasta. Come vi ho detto prima, non è un'operazione semplice perché la pasta frolla tende a rompersi, però avendo un bel po' di pazienza con le mani riuscite a ottenere questo risultato. Allora, io ne ho fatto uno, adesso vi farò vedere come fare
i biscotti. Allora, prenderne un poco, consiglio questa dimensione perché poi troppo grossi, lavorarlo con le mani. Questa è la dimensione media, li potete fare anche più grossi, più piccoli come volete, io consiglio di farli così. Passarlo nel latte, potete anche passarlo nell'acqua se non volete il latte viene più saporito. Bene, inzupparlo per bene. Subito dopo nei semi di sesamo abbondante. I semi di sesamo si tosseranno e vengono deliziosi. E posarli su una teglia con rivestita da carta forno per evitare che appiccicano. Ovviamente questa, essendo una ricetta dolce, il lievito non necessita di lievitazione, potete infornarli subito perché il lievito per dolci è a lievitazione istantanea. Io continuerò così e passare sempre qua. Vi evito il video di tutti i biscotti, ci vediamo appena li ho finiti tutti. A dopo. Allora, rieccoci. Questo è il risultato finale dei biscotti. A me ne sono venuti 51, perché questa volta rispetto alla volta precedente li ho fatti più piccolini. Però la quantità è quella, comunque, dai 40 ai 50. Li sposti nella carta forno e adesso li andrò a infornare a 220 gradi e ci vogliono circa, sempre dipende dal tipo di forno che avete, un quarto d'ora per lato. Sconsiglio per chi ha il grill di fare il grill, perché magari si bruciacchiano troppo e non si cucinano uniformemente. Appena vedete che il sotto sono cotti, prendere il biscotto singolarmente e girarlo, perché sono facili da prendere con le mani. Io personalmente mi piacciono cottissimi, quasi bruciati, poi dipende comunque dai gusti. Super giù è quello, 15-20 minuti al lato. Al risultato finale vi farò vedere come vengono. A dopo, ciao. Allora, questo è il risultato finale. Come vedete, per il mio gusto sono bruciacchiati, li potete fare un po' più crudi, questi sono gusti personali. Per quanto riguarda la conservazione si possono conservare circa 10 giorni, mi raccomando, il luogo fresco e asciutto, non necessitano di frigorifero. Consiglio di conservarli in una latta per biscotti, le classiche latte da biscotti, chiusi, per mantenere la fragranza, ripeto, per un 15 giorni. Si possono mangiare così semplicemente da soli o inciuppati nel latte, come volete, vi assicuro che sono eccezionali, meglio di quelli pronti al panificio, più sani sicuramente. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo con una nuova ricetta. Un bacio a tutti, ciao!